Giornata Nazionale degli Alberi 2023. Festeggiamo il tasso del Castello di Levizzano, che è diventato monumento nazionale. Il tasso ci parla delle vicende della Seconda Guerra Mondiale, oppure dei bambini che sono cresciuti all'interno della scuola che era nel Castello di Levizzano. Gli alberi parlano anche di noi, degli uomini, e a seconda di come li trattiamo ci dicono se siamo attenti all'ambiente, se amiamo il mondo in cui viviamo oppure se lo detestiamo. Sono seduto sulla panchina dedicata alla giornata dell'albero e ci ricorda che nell'agenda 2030 anche i diritti degli alberi sono importanti da riconoscere, da valorizzare e da difendere. Ci troviamo, come si può vedere, sotto ai rami di questo albero, il tasso. Il tasso, come avete potuto leggere dalla stampa, è stato iscritto al registro degli alberi monumentali. E a me fa anche un po' sorridere il fatto che sia proprio un tasso, perché sembra che la parola tasso sia ricorrente all'interno del nostro paese, perché per chi è di Castelvetro sa benissimo che il nostro paese ospitò il poeta Torquato Tasso. Nel centro storico abbiamo Castelvetro, la via dedicata al Tasso, e tutto un pochino torna e segue un po' questo filo rosso. È una grande soddisfazione e un onore avere nel proprio territorio un albero monumentale, e voglio ringraziare davvero la referente dell'Ufficio Ambiente, Sara Lupo, perché se non fosse stata per lei non è che dal Ministero vadano in giro a vedere quali alberi sono monumentali. È stata lei che ha segnalato la presenza di questo albero. Sinceramente puntavamo all'elenco regionale, poi devo dire che siamo anche un po' stupiti di essere riusciti a inserirlo proprio in quello nazionale, che comunque dà lustro al paese e soprattutto in un contesto di questo tipo come è il Castello di Levizzano e questa borgata, insomma è un plus molto importante. Vi do pochissimi dati che però comunque sono dati a mio avviso molto importanti per far capire ancora di più il valore di quello che avete sul vostro territorio. Al 2021 in Italia c'erano censiti 3.665 alberi monumentali, di cui 126 e solamente 5 tassi in regione. Questo diciamo che è il fanciullino, il più piccolino, però nonostante questo ha riscosso evidentemente a livello nazionale importanza sia per il luogo in cui è radicato e per l'aspetto comunque sia fisiologico e morfologico della sua chioma. Ma il CNR, il Museo di Ecologia e Storia Naturale di Marano sul Panaro e di altri enti di ricerca, abbiamo realizzato questa mostra con lo scopo principale di rivolto ai bambini, insomma, per cui soprattutto a livello didattico. È una mostra che tratta soprattutto gli argomenti legati ai cambiamenti climatici e tutte le sue problematiche. In questa sede vediamo solamente una parte dedicata agli uccelli, perché gli uccelli sono dei bioindicatori estremamente importanti per lo studio sui cambiamenti climatici. La mostra viene continuamente aggiornata con nuove fotografie, con nuovi documenti e anche con nuovi dati. Photo Art, nelle sue attività principali, ha un occhio di riguardo sull'ambiente. Negli scorsi anni abbiamo realizzato qualcosa sui cambiamenti climatici e continuiamo a lavorare su quell'argomento. Siamo molto contenti di sensibilizzare un po' con le nostre fotografie l'opinione pubblica su queste tematiche che saranno importanti e prevalenti nei prossimi anni. Noi continuiamo come volontari a sensibilizzare su queste tematiche e anche questa mostra dimostra il nostro impegno e il nostro interesse per queste tematiche.
galleria sono abitanti degli alberi, ma come tante altre cose. Infatti tutta la mostra è ispirata al Cantico degli Alberi di Hermann Hesse, che ha questa frase per me potentissima: gli alberi sono santuari. Io ho aggiunto abitati, perché gli alberi sono santuari abitatissimi. Aiuta questa cosa a pensare che dentro l'albero non ci siano solo gli uccellini, le radici, le cose che ne vediamo, ma ci siano degli spiriti che comunque, se noi ci avviciniamo all'albero, dovremmo ascoltare. Mi viene da chiudere con questa frase sempre bellissima di Hermann Hesse del Cantico degli Alberi, che dice: noi dobbiamo imparare ad ascoltare gli alberi, e quando impariamo ad ascoltarli non desideriamo più essere alberi, come è capitato a tanti di noi, anche il sottoscritto, ma diventiamo noi stessi. Ascoltando gli alberi scopriamo noi stessi.